E poiché nella vita di tutti i giorni non possiamo andare d'accordo con tutti, è capitato questo episodio che vorrei circoscrivere, chiudere definitivamente, perché veramente è stata una sciocchezza ed è chiusa lì, almeno me lo auguro. Poi se viene di nuovo a contestare, sono fatti suoi. Domani gioca la Maxi lì davanti, questa è una certezza e di conseguenza Eder giocherà in un'altra posizione. Ti ho dato già due degli 11 titolari. Io non mi sento in discussione, so benissimo che i risultati sono importanti, ma vorrei però portare all'attenzione un qualche cosa che evidentemente, io lo dico, però ogni tanto sfugge. Questa è una squadra che arriva da un sesto posto in Serie B, che ha riconfermato gran parte di quella squadra, ovviamente aggiungendo degli altri giocatori, che ha un tipo di missione rivolta alla valorizzazione dei giovani. Allora poi non ci lamentiamo se i risultati non arrivano subito. Noi troveremo delle difficoltà perché è chiaro che giocando in casa dovremo cercare in qualche modo di fare la partita e allo stesso tempo di non lasciare quegli spazi a giocatori che da un punto di vista fisico, tecnico, hanno grande qualità e mi riferisco a Denis, mi riferisco a Schelotto, mi riferisco a Maxi Morales, mi riferisco a Bonaventura.